Chiederei al professor Fabio Beatrice di salire qui sul palco. Professor Fabio Beatrice è uno dei punti di riferimento della scienza internazionale in materia di riduzione del danno, di malattie legate anche a tutto l'apparato respiratorio e il cavorale. Stefano, io ti lascio il palco perché questo è il tuo. Ci rivediamo più tardi, buon convegno. Vedo anche l'avvocato Alberto Gava. Avvocato Alberto Gava invece è il punto di riferimento legale del settore, è colui che, pensate, fisicamente è entrato in Corte Costituzionale per difendere tutta la filiera agli occhi appunto della Corte contro lo Stato per quella ormai famigerata tassa del 58 e mezzo prima e 5 euro, vabbè, IVA inclusa, eccetera, eccetera. Poi vedo anche il dottor Alberto Baldazzi di Eurispes da questa parte, dottore, a meno che non voglia esibirsi nelle sue doti atletiche. Dottor Baldazzi è stato il coordinatore di due ricerche che hanno analizzato, nel frattempo sedetevi, c'è anche una bottiglietta d'acqua, quindi facciamo una chiacchierata come appunto tra di noi, tra amici, informale, tanto di fronte siamo tutti quanti appassionati e incuriositi da quello che direte, perché appunto sono davvero tre punti di riferimento. Dicevo, il dottor Baldazzi, Eurispes, ha condotto due ricerche di analisi e approfondimento sul mercato, sui consumi, sulle abitudini dei, chiamiamoli, fumatori, ex fumatori e consumatori di sigarette elettroniche. Qui, durante questi giorni, stanno conducendo una terza ricerca a cui però lui stesso dopo darà annuncio e vi dirà come poter partecipare. Allora, io comincerei dal professor Beatrice, prendendo spunto dal titolo, riduzione del danno da fumo, la missione del vaping. Professore, anche alla luce della sua esperienza, quella del vaping si può davvero chiamare una missione nei confronti del fumo, oppure, come sostiene, diciamo, una corrente di pensiero interno al mondo scientifico e sanitario, la sigaretta elettronica è uguale al tabacco, quindi non esistono i toni di grigio, o si è dipendenti da qualcosa o non lo si è, quindi non viene riconosciuta questa appunto riduzione del danno che pone la sigaretta elettronica a metà tra la dipendenza al tabacco e la non dipendenza. Professor Beatrice. Probabilmente la sigaretta elettronica è una buona, ottima via d'uscita per il 70% dei fumatori che ha provato a smettere e che ha fallito, perché queste sono le cifre del Ministero della Sanità e dell'Istituto Superiore di Sanità. 7 fumatori su 10 hanno provato a smettere, hanno in testa l'idea di smettere, ma non ce l'hanno fatta. E a questo ampio, quindi parliamo su 12 milioni di fumatori, parliamo di circa 9 milioni più o meno di possibili utenti del mercato della sigaretta elettronica, no? Il problema è che comunque la sigaretta elettronica va vissuta un po' come il dietor rispetto allo zucchero, come il petto di pollo fatto alla griglia al posto della cotoletta alla milanese impanata e fritta nello strutto, no? Quindi non è una scelta vegana, ma è una scelta di carne a rischio ridotto rispetto al colesterolo della impanata fritta nello strutto. E la Bresaola rispetto alla milanese. Allora, esatto. Allora, sulla questione della nicotina non cambiano le cose, cioè lo svapatore, per essere soddisfatto, se è uno svapatore che arriva dal fumo normale, deve riuscire a prendersi la stessa quantità di nicotina della sigaretta normale. Quindi noi non spostiamo col fumo elettronico la questione della nicotina, però il problema è che il fumatore di sigaretta analogica
fondamentalmente per assumere la nicotina, che è quella che gli dà piacere ed è quella che rende difficile smettere, deve prendersi 70 cancerogeni di classe 1 secondo l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, deve prendersi 5.700 sostanze altamente tossiche, deve prendersi monossido di carbonio, che è quello che ti fa morire se ti addormenti in una stanza con la stufa accesa, e soprattutto deve prendersi polonio radioattivo 210, che è un alfa emittente, che è presente nelle sigarette analogiche e che è presente nelle cicche e nella cenere delle sigarette. Quindi il fumatore può serenamente fare a meno di tutto questo che noi mettiamo sotto la parola catrame e continuare a prendere dei prodotti che, come diceva lei, non sono salubri, ma sono infinitamente meno tossici della sigaretta normale. Si stima, a seconda poi del tipo di prodotto, ci sono delle variazioni, che la riduzione sia di circa il 95%. Ora, quando io in medicina do una risposta a un problema nel 95% dei casi, sono contentissimo. La chiudo dicendo lì: se uno si ammala di influenza, ha il 91% di probabilità di salvare la pelle, il 9% muore. Chi si preoccupa dell'influenza? Nessuno, quando ce l'ha, no? Quindi se io vado a togliere tossicità nel 90-95%, io ho un grosso aiuto a quella fetta di persone che, per loro scelta, per loro stile di vita, per loro decisione, vogliono avere tra le mani qualcosa da respirare, con cui divertirsi, stare con gli amici, eccetera eccetera. È un atteggiamento, come posso dire, indulgente nei confronti di questa fetta di popolazione e in qualche modo attenta alla salute di questa gente. Questo è un dato in effetti molto interessante, potrebbe essere anche, diciamo, speso a livello di comunicazione. Quindi l'influenza 91%, le SIG 95%, quindi appunto quando poi si hanno numeri e dati concreti in mano, fa davvero sempre riflettere. Visto che ha fatto questi esempi anche dal punto di vista pratico, chiamerei in causa il dottor Baldazzi, così da poterci da un lato illustrare il, chiamiamolo, consumatore medio italiano, quali sono le sue abitudini dal punto di vista Eurispes, e quindi di conseguenza presentare l'approfondimento che state compiendo proprio dietro lo stand di Sig Magazine, c'è lo stand Eurispes, con i vostri operatori che stanno raccogliendo quindi le testimonianze dei visitatori. Dottor Baldazzi. Non ho la cravatta, e questo è un elemento di distinzione ricercato appositamente, al di là delle battute. Allora, l'Istituto Eurispes è da circa un anno impegnato all'interno del quadro generale delle sue analisi di tipo sociale, sociologico, economico sul Paese, nell'analizzare un quesito, quello relativo alla riduzione del danno nell'area del tabagismo. Eurispes è enormemente impegnato da sempre sui temi di maggiore sensibilità diffusa, anche se non necessariamente in un quadro di riscontro dal punto di vista delle politiche sociali, delle politiche sanitarie, delle politiche pubbliche. A metà degli anni Ottanta Eurispes identificò, tanto per fare un passo indietro a qualche decennio fa, un problema che erano le vittime da motorino, in una fase in cui le città diventavano sempre più infarcite di traffico, e quindi di fronte all'esplosione del due ruote come strumento agile per muoversi nelle città, i dati soprattutto per i giovani di traumi cranici e di morti per le due ruote erano lancinanti. Abbiamo impiegato alcuni anni a insistere sull'obbligo o sulla possibilità di introdurre l'obbligo del casco nell'uso delle due ruote, come già avveniva in altri paesi, diciamo, avanzati.
abbiamo dovuto risolvere parecchie resistenze che venivano da un mondo miope di operatori, di produttori e da un mondo disattento di politici e di gestori. Beh, la cosa importante, adesso vado a memoria, ma è un dato pubblicato in una delle ricerche che abbiamo fatto recentissimamente, che nel giro del primo anno ci fu una riduzione del 30% delle vittime nel momento in cui fu inserito l'obbligo del casco. Un esempio che c'entra poco apparentemente con la dimensione del danno nell'area del tabacco, ma che in realtà da un punto di vista sociale, epidemiologico potremmo dire, è abbastanza interessante. Di fronte all'esplosione, anche con elementi di contraddittorietà e con molte dimensioni, diciamo, di mancata certezza del vaping e in generale dell'utilizzo di nuovi strumenti per sostituire il fumo della sigaretta analogica, Eurispes ha preso in carico questo problema, cioè insieme e ovviamente non da solo, ma con la comunità scientifica, alle associazioni del settore, si è chiesto che cosa si può fare in termini di riduzione del danno e ha senso parlare di forte riduzione del danno nel passaggio dalla sigaretta analogica, dal tabacco combusto ad altre formule. Per far questo, come deve fare un istituto serio, senza partire con dei presupposti già siglati o dei pregiudizi, abbiamo svolto e stiamo continuando a svolgere una serie di sondaggi e di indagini campionarie. E qui vado a una brevissima cronistoria di quello che abbiamo fatto lo scorso anno. Abbiamo per prima cosa fatto un sondaggio tra i fumatori, una indagine campionaria tra 1150 fumatori classici, per riscontrare la tendenza di apertura maggiore o minore rispetto ai nuovi strumenti, riscontrando lo scorso anno un'apertura intorno all'11,5% dei fumatori tradizionali nei confronti della sigaretta elettronica e all'incirca dell'1,3% nei confronti del tabacco riscaldato. Dati interessanti perché dimostravano già allora che il mercato si stava muovendo. Ma c'era anche un altro dato molto importante che noi abbiamo riscontrato, che poco meno del 50% dei fumatori di sigaretta tradizionale non ha alcuna intenzione di smettere. Altre percentuali, molto elevate, hanno manifestato una problematica relativa alle difficoltà di smettere, ma quasi il 50% non ha alcuna intenzione di smettere, pur di fronte alle politiche di lotta al tabagismo che ormai da 15 anni esistono giustamente nel nostro paese. Ecco allora che la evidenza della riduzione del danno, una volta validata dalle indagini scientifiche, pubbliche e indipendenti, diventa un elemento essenziale. Su questo Eurispes ha deciso di andare avanti, realizzando già due report, uno nel settembre dello scorso anno e uno nel dicembre, il primo in generale sul rapporto tra vecchie modalità e nuovi strumenti del fumo, un secondo che ha rappresentato il primo focus sul mondo del vaping, realizzato anche attraverso un sondaggio tra gli operatori del vaping. Abbiamo censito voi, cioè una parte dei soggetti che sono qui presenti, qui ci sono produttori, organizzatori e consumatori, abbiamo fatto un primo sondaggio molto interessante perché ha denotato una forte persistenza in questo business, una forte professionalizzazione che col passare degli anni si è realizzata in un mondo che comunque è stato molto estemporaneo, no? Spontaneo, cioè nel giro di qualche anno la maggior parte dei soggetti rimasti nel settore ha manifestato una coscienza del proprio valore, della propria funzione molto elevata e anche sicuramente molto più elevata di quello che poteva avvenire 5 o 6 anni prima. Cosa intendiamo fare in questo anno? È veramente uno dei progetti centrali del nostro istituto. Noi intendiamo continuare nella logica dei sondaggi e delle indagini campionarie. Qui stiamo realizzando un piccolo focus sui consumatori per poter avere, diciamo, dei dati da utilizzare nel corso degli anni sull'evoluzione della sensibilità del consumatore finale. Faremo anche un piccolo focus sui consumatori di tabacco riscaldato perché, a prescindere dal fatto che le due entità sono spesso e diciamo naturalmente in contrapposizione, entrambe rientrano, secondo Eurispes, nella logica potenziale
della riduzione del danno e quindi vanno analizzate seppur separatamente con una medesima attenzione. Realizzeremo un nuovo sondaggio per sentire un anno e mezzo dopo che cosa è cambiato nella sensibilità dei fumatori, per poter dare un senso evolutivo di questa dimensione di rapporto tra il vecchio e il nuovo, ma soprattutto abbiamo intenzione di scalzare la finta contrapposizione che esiste, una contrapposizione errata tra riduzione del danno e principio di precauzione. Riduzione del danno è molto diffusivamente una sensibilità presente anche nel mondo della medicina di base. L'abbiamo già riscontrato con un'indagine della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale del 2013, che abbiamo ripreso nelle nostre indagini, e intendiamo in questa fase, insieme a soggetti scientifici come la SIMG, come il Dipartimento di Catania, ma anche con l'attività di professionale di ricerca del professor Beatrice, proporre un vademecum per il mondo della medicina generale, un'informazione di base inviata a tutti i medici di medicina generale, che in Italia sono 43.000, per poi censire la sensibilità di questi stessi soggetti, ovviamente non nel numero di 43.000, ma di quelli che, nel numero di quelli che ci vorranno rispondere, attraverso un questionario anonimo ma ben piantato, per vedere, per saggiare la sensibilità nei confronti dei nuovi strumenti. Tutto questo si concluderà con un convegno che faremo a ottobre a Roma, nel quale saranno invitati e saranno quindi presenti i maggiori soggetti del sistema, dei sistemi sanitari pubblici europei, e con questa premessa ci auguriamo che sia presente anche il Ministero italiano. Noi che abbiamo moltissimi rapporti con l'Istituto Superiore della Sanità e anche molte confluenze di giudizio, non so, sull'area dell'alcol, sull'area del gioco, delle patologie del gioco, insieme all'Istituto Superiore della Sanità, siamo d'accordo su molte cose, non siamo d'accordo sulla limitazione dell'area della riduzione del danno che il Ministero e l'Istituto Superiore della Sanità manifestano con affermazioni che a nostro giudizio non hanno senso. Cioè, dire che il Ministero della Sanità non deve occuparsi di riduzione del danno ci sembra una di quelle sentenze ammazza sentenze, cioè una contraddizione così evidente che deve essere scalzata. La nostra sensibilità al momento e sempre di più è quella di valorizzare tutti gli elementi di riduzione del danno, perché in questo caso non stiamo parlando di un problema, come dire, epocale, solo le prossime generazioni, i trend decennali, cinquantennali, stiamo parlando della vita della gente di oggi, delle persone, dei 12 milioni di persone che fumano e che sarebbe molto meglio che non utilizzassero tabacco combusto. Se il purismo che dice se una cosa fa male al 100% e un'altra fa male al 3%, fanno male tutte e due, è un purismo accettabile dal punto di vista astratto, ma totalmente incongruo dal punto di vista sociale. Cioè, la riduzione del danno è un valore enorme, e magari si riproponesse un tema di riduzione del danno, non so, sulla velocità delle auto nelle autostrade o nelle città. Anche lì abbiamo vittime, morti, ma ci sono tante aree in cui la riduzione del danno non viene considerata. Quella del tabacco è un'area dove si può incidere e si sta già incidendo fortemente. Okay. Sì, no, infatti c'era. Noi abbiamo usato sempre questo termine di riduzione del danno. In realtà c'è anche poi un'altra, sembra piccola ma enorme, differenza con la terminologia di riduzione del rischio, che sono due concetti che sembrano sinonimi, anche noi giornalisti spesso li utilizziamo come sinonimi, ma poi il professor Beatrice rapidamente ci dirà perché è sbagliato equiparare la riduzione del danno alla riduzione del rischio. Prima di passare la parola all'avvocato Gava, volevo appunto ricordare che poi i nostri ospiti sono qua anche per rispondere a eventuali domande e curiosità che dal pubblico potranno essere effettuate. Avvocato Gava, l'altro ieri, cioè, sull'inserto salute del Corriere della Sera sono state dedicate 4 pagine all'allarme fumo, allarme sigaretta elettronica, i minori comprano tabacco e usano la sigaretta elettronica per
iniziare a fumare, quindi il cosiddetto effetto passerella. Ed era tutto un lungo elenco di statistiche, spesso condotte negli Stati Uniti nel 2016, qualcuna nel 2018, per rafforzare questa idea. Quindi la sigaretta elettronica tra i giovani è diffusissima. Questi stessi giovani domani compreranno il tabacco. Ora, questa è la tesi della giornalista del Corriere. Ma io a lei, avvocato, le chiedo una cosa: ma se un quindicenne compra un pacchetto di sigarette in uno stato, l'Italia, dove vige il divieto di vendita del tabacco ai minori, la colpa è del minore quindicenne, che lo sappiamo tutti, a 15 anni bisogna trasgredire, bisogna provare a fare le cose per sembrare adulti, o è dello Stato che non è in grado di controllare i propri, io uso anche questo termine forse estremizzando, i propri dipendenti, perché poi alla fine la catena tabaccai in un certo senso dipende direttamente dallo Stato. Avvocato Gava. Grazie Stefano. Parto da una risposta diretta. Sicuramente c'è una responsabilità evidente di chi, violando norme in vigore, vende a minorenni prodotti del tabacco, e questo, mi sentite? E questo è evidente. Non vuol dire che non ci siano delle norme chiaramente poste a presidio di questa condotta, che è evidentemente illegittima, però è anche vero che probabilmente la semplice soluzione dell'esistenza di una normativa non tutela a sufficienza l'utente. Entrerò nel vivo di una considerazione sul tema rischio ridotto e normativa, che è importante, ma riallacciandomi prima a questo discorso, parlavo prima col professor Beatrice, che magari potrà spendere due parole su questo. È un discorso di stile di vita. La responsabilità in questo caso, è vero che è una responsabilità dello Stato che non riesce a prevenire condotte illecite, ma probabilmente è anche una responsabilità della collettività, dei genitori di quei ragazzi, dei compagni, degli amici di quei ragazzi, che, come dicevi tu, a 14-15 anni, per un problema di mera emulazione, finiscono in tabaccheria a tentare di comprare il pacchetto di sigarette, magari sostenendo che sia per il padre o per la madre, perché questo è quello che abitualmente accade. È ovvio che tutto questo deve essere prevenuto. E qui mi riallaccio a quella che a mio avviso è la tematica più importante del rischio ridotto. Il rischio ridotto non riguarda solamente il mondo del tabacco, come dicevamo prima. Di qualche anno fa è la campagna contro l'eccessivo utilizzo dell'olio di palma negli alimenti, che tutti ricorderemo. Poi, se scientificamente l'olio di palma faccia più o meno male di altri oli che usano oggi in luogo dell'olio di palma, francamente non lo so, non è mio mestiere, però quella campagna si inserì nello stesso filone del rischio ridotto. Qual è il problema che noi abbiamo in Italia? Non è un problema solamente italiano, è l'interpretazione del principio di precauzione. Principio di precauzione, che è un saggissimo principio di derivazione comunitaria, non è avulso dall'ordinamento italiano, perché nell'ordinamento italiano, pur se non è costituzionalizzato, lo ritroviamo come derivazione dell'articolo 32, che tutela chiaramente la salute come l'articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute come diritto fondamentale dell'uomo. Ora, il tema è: il principio di precauzione viene interpretato purtroppo in Italia come non facciamo nulla. Siccome io non voglio che un qualcosa possa far male a qualcuno e non ho evidenza del contrario, sto fermo, quindi inerzia. Non è questo il principio di precauzione, che il principio di precauzione vorrebbe un'attesa fino a una evidenza scientifica che purtroppo non viene in molti casi ricercata. E questo che cosa porta? Porta a un'ulteriore considerazione. Oggi noi abbiamo come parametro della valutazione del fumo elettronico non il parametro del fumatore tradizionale, ma il parametro di chi non fuma.
È questa la follia di partenza. È naturale che non potrà mai essere tutelato il fumo elettronico se noi lo dobbiamo tutelare, se non lo dobbiamo esaminare alla luce di chi non fuma proprio. Perché è evidente che non possiamo parlare di riduzione del rischio nei confronti di un soggetto che una sigaretta non l'ha mai presa in mano e che quindi è a rischio zero. E questo è l'approccio errato. Se invece ci rivolgiamo nei confronti di chi fuma sigarette tradizionali, tabacco tradizionale o altri prodotti del tabacco in generale, è ovvio che la prospettiva cambia e lì arriviamo a un momento in cui c'è anche una validità normativa di un'eventuale tesi in favore del, della, non dico costituzionalizzazione che sarebbe troppo, ma dell'adozione di norme che effettivamente parlino di rischio ridotto, riduzione del danno e così via. Ed è ovvio che lì cambia la prospettiva del principio di precauzione, perché il principio di precauzione e la tutela della salute in generale è evidente nei confronti di chi è in una situazione molto peggiore del fumatore elettronico. In questo senso ci possono essere norme con dignità, qualcuna, come penso tutti sappiate, è già stata adottata, da ultima una norma della Regione Marche che parla in generale, in realtà non parla di riduzione di rischio ma da riduzione del danno da fumo e del tabagismo in generale, e che in maniera, devo dire, intelligente non parla solamente del danno alla salute umana ma introduce argomenti ulteriori come il danno all'ambiente, che fa parte della categoria generale dei soggetti che sarebbero avvantaggiati, se così vogliamo chiamare l'ambiente un soggetto, diciamo, ma degli interessi tutelati dalla riduzione dell'utilizzo di prodotti del tabacco tradizionale. E quindi, diciamo, in quest'ottica anche la normativa può essere molto utile e sicuramente rispettosa dei principi costituzionali. Ricordo un ultimissimo elemento che non molti conoscono, ma che è il primissimo passo nella direzione della riduzione del rischio, che è un elemento normativo del 2007, dell'agosto 2007, un decreto ministeriale in cui si iniziano a individuare determinati percorsi di studio che potranno portare a evidenze scientifiche in ordine alla riduzione del rischio da consumo di prodotti, diciamo, del mondo dei prodotti di nuova generazione. Ancora non abbiamo esiti di studi in questo momento, però è un passaggio importante. L'augurio chiaramente è che si vada sempre di più in questa direzione e che si comprenda, come è stato fatto all'estero, Inghilterra, anche negli Stati Uniti ultimamente, che si comprenda che appunto la prospettiva è contraria a quella che fino ad oggi noi abbiamo adottato in Italia. Chiarissimo. Professor Beatrice, allora, faccio un esempio con la mia esperienza personale. Io quando fumavo lo facevo per piacere, cioè a me piaceva fumare, come adesso mi piace svapare. Io non mi sono mai considerato un malato, un paziente da curare, cioè fumavo perché mi piace. Avevo desiderio di fumare, se ero stressato mi rilassava, se mi stavo per addormentare la guida mi davo quella botta di nicotina per tirarmi su. Allora, lei è direttamente, diciamo, in prima linea nell'attività dei centri antifumo, dove lì invece la visione è diversa, cioè è un, chiamiamolo, un sistema medico che aiuta e accompagna il fumatore alla cessazione. Ora, cosa risponde ad un ipotetico paziente come potevo essere io, che lei mi dice: vieni al centro antifumo, ti faccio smettere di fumare, e io le rispondo: ma io non sono malato, a me piace fumare. Sì, è una domanda che funziona molto bene, perché il fumatore non è un malato, è un potenziale malato, è una persona che ha fatto una scelta di vita che può mettere a repentaglio la sua salute. Ora, il problema è che noi umani viviamo il presente,
Quindi dirci, guarda che domani potrebbe venirti un tumore, un infarto, una cosa, un giovane, non funziona. Cioè, il fumatore ha le foto e sa benissimo quello a cui può andare incontro, ma lui vive il presente, ok? Allora, la scelta del centro antifumo è quella di aiutare persone che hanno il desiderio di smettere a smettere, perché sappiamo già che il 70% dei fumatori ha provato a smettere ed ha fallito. Però noi sappiamo che non è la cosa giusta per i 12 milioni di fumatori. Perché lo sappiamo? Perché l'Istituto Superiore di Sanità ci ha contato e sa che nei centri antifumo su 12 milioni di fumatori vengono 16.000 persone, 0,1%. Perché il fumatore non è malato e non ha voglia di essere trattato come un malato. È una persona che ha fatto una scelta di vita sulla quale magari può essere portato a riflettere o può decidere di migliorarla. Quello che vorrei dire io, e vorrei, diciamo, questo la vedo da medico, perché sono stato invitato qua proprio come esponente di un importante centro antifumo italiano, vediamo nella pratica cosa succede. Io ho avuto una studentessa della laurea in infermieria che ha fatto una tesi di laurea studiando i dati del mio centro antifumo, quindi una persona esterna. Ha visto che negli anni precedenti io avevo fatto smettere di fumare il 45% di quelli che erano venuti, che è una cifra altissima, perché sono le cifre della letteratura. Questo vuol dire che anche da chi viene, se io gli propongo un percorso hard di cessazione, so di cosa parlo, perché io fumavo e ho smesso di fumare nel 93, quindi non sono uno che pontifica da qua senza sapere di cui parliamo, di che parliamo. Il problema è che il 55%, anche aiutato con i migliori farmaci, con i migliori psicologi, con i migliori percorsi, non ce la fate. Se io vado a vedere chi sono quel 55% che non ce l'hanno fatta, sono persone che sono già guarite di un tumore fumodipendente, persone in trattamento per un tumore fumodipendente, persone che hanno già avuto un infarto per il fumo e hanno fatto intervento di rivascolarizzazione coronarica, persone che hanno già avuto dei piccoli infarti cerebrali senza reliquati, persone che hanno un diabete in peggioramento, persone che hanno ipertensioni scompensate. Cioè io nel 55% di quelli che hanno chiesto aiuto trovo tutti i poveretti che hanno problemi di salute seri e che io non riesco ad aiutare. Mi sento impotente, ma lo dico da chirurgo, cioè io dirigo... Ma il fatto di avere già avuto qualcosa in passato non serve neanche quello. Quelli sono destinati a fallire e riprendono tutti a fumare. Allora, questa gente, io parlo da medico, che gli faccio? Io non voglio operarli, perché io ogni volta che opero, io opero poi sulla faccia e sul collo, gli levo dei pezzi, gli lascio dei buchi, gli levo la voce. Io voglio che quelli rimangano integri. Allora, se io ho un'arma che mi riduce il rischio in maniera molto consistente, ma perché devo fare finta che non esista? Allora, noi nel centro antifumo, io pubblicherò un lavoro adesso a giugno, quando vediamo che le persone che chiedono aiuto arrivano a un punto che lo sappiamo, che abbandonano e tornano alle 20-25 sigarette, gli diciamo: ma hai sentito parlare della sigaretta elettronica o del fumo freddo? Molti di questi hanno provato e hanno fallito. Allora noi gli facciamo un counseling, cioè una spiegazione approfondita delle opportunità, e parlando con loro, siccome io sono un personaggio umile, giro negli stand, è dal 2010 che chiedo, sono in grado di capire cosa hanno sbagliato. E quindi quasi tutti hanno sbagliato o il conteggio della nicotina o la potenza o l'hanno usata come un ciuccio, per esempio, no? Per cui ogni tanto loro fanno il puffetto di nicotina, perché mentre la sigaretta ha un inizio e una fine, la sigaretta elettronica finché non si scarica no. Quindi un fumatore che vuole passare con successo all'elettronica all'inizio
deve gestirla con i tempi di una sigaretta normale, in funzione del device che ha, della potenza del device e della concentrazione di nicotina, perché se non gli arriva la nicotina che gli deve arrivare, lui fallisce e trova più efficace la sigaretta normale e resta duale. Quindi tutti i duali sono tutte persone che hanno fatto un errore di utilizzazione della sigaretta normale e non si rendono conto del loro errore. Quindi se i medici non hanno un minimo di competenza, non riescono ad aiutare delle persone che hanno dei problemi. Quindi io da un punto di vista medico, deontologico, di etica, sono molto motivato ad aiutare delle persone in difficoltà, ma le considero persone e le ascolto. Quindi l'altro punto è, non può venire qua o altrove il professore di turno a dire ti insegno io cosa devi fare della tua vita. Io sono uno che può avere delle competenze, mi seguo dall'altra parte, ti ascolto e insieme troviamo e mettiamo a punto una strategia per te utile e per te ricevibile. E la chiudo qua. Se io scrivo a uno che ha un ascesso, le punture, e questo mi dice io piuttosto mi ammazzo perché ho paura delle punture, non è che io non gli dico ammazzati, gli dico aspetta, ti scrivo delle pillole, poi se non va magari. Allora questo si convince, se vede che le cose non vanno meglio riceverà le punture. Allora non capisco perché solo nel fumatore noi dobbiamo essere duri e puri e non dargli alternative rispetto a una regola del tutto o nulla. È inaccettabile da un punto di vista medico, non ha niente a che vedere col principio di precauzione, perché qui noi stiamo parlando a delle persone che fumano e che hanno dei grossi rischi, ed è singolare che una mia visione totalmente indipendente di area medica collimi perfettamente con quanto ci ha detto a livello giuridico e conseguentemente anche morale l'avvocato Gava. E quindi io considero questa una opportunità per trasmettere certi concetti, ma anche molto umilmente per imparare, perché io poi girerò un po' gli stand per vedere un attimo le cose di produzione, perché noi non possiamo governare ciò che non conosciamo e ci va umiltà, non saccenteria, bisogna agire dal basso. Parole grandissime queste, professore, anzi mi permetta l'accostamento. In questo momento in Italia ci sono, credo, circa 2500 centri antifumo non riconosciuti dallo Stato, ma davvero sto facendo questo esempio tirandolo per i capelli, che sono i negozi su strada specializzati in sigarette elettroniche. Quello che diceva lei prima, quando è la stessa domanda che questi 2500 negozianti si sentono rivolgere tutti i giorni: come faccio a smettere di fumare? Che sigaretta elettronica mi consigli? Dal suo punto di vista, quale risposta più opportuna potrebbero dare i negozianti su strada, che poi sono visti come dei salvatori dal punto di vista di un fumatore che entra in quel negozio? Allora, io trovo che la colpa di questo sia della classe medica, che ha girato le spalle a 12 milioni di persone che sono in una posizione di fragilità e di rischio. Allora, non faccio mistero, perché l'ho detto al Ministero e all'Istituto Superiore, che io sono dell'avviso che bisogna mettersi attorno a un tavolo. Sono assolutamente convinto che un approccio, per quanto tecnico, su un prodotto e quindi commerciale ad alto livello sia un momento fondamentale, ma non sia la soluzione valida per tutti. Questo me lo dice il fatto che ci sono troppi duali. Il dualismo è come una persona che è in mezzo al guado, è fermo e non riesce ad andare da una parte e dall'altra. Quindi il dualismo va superato. Come superarlo? Questo può essere un contributo che può dare la scienza medica, perché parliamoci chiaro, poi alla fine la sigaretta elettronica certo non dà ossigeno come l'aria di Courmayeur o di Cortina, no? Come diceva giustamente lei, è una cosa molto ma molto ma molto meno tossica, non sana, e siamo tutti quanti uguali. Ma allora qua non andiamo a discutere di farmaci, andiamo a discutere di stile di vita. Ma allora lo stile di vita è meglio una birra a basso contenuto alcolico o un beach drink che ha 50% di alcol all'interno? È meglio la birra, no? Allora queste battaglie
duri e puri che non tengono presente che l'essere umano e 50.000 sfumature di grigio cozzano contro una realtà evidente. Dovunque sono state fatte leggi sul proibizionismo, sono fallite miseramente. Ma poi pensiamo ai CERT. Se noi a un CERT che si occupa di dipendenze serie gli leviamo il metadone, che è riduzione del rischio, questi li mandiamo a casa. Non è che noi a uno che si fa di eroina o cocaina gli diciamo: ah no, non ti do il metadone perché tanto tu sei uno morto. Gli diamo il metadone e cerchiamo di tirarlo fuori. Allora non capisco perché nel fumatore normale questo concetto non debba passare. Dal momento che muoiono 83.000 persone all'anno, mi sembra importante parlarne, essere umili, stare in bassi e cercare di capire in che modo dare aiuto. Il mondo dello svapo ha il grande pregio d'aver sollevato questo problema. Il punto debole è un approccio commerciale che non è una colpa del mondo dello svapo, è una colpa di un modo di proporsi giudicante e saccente della scienza medica. Questa è la mia opinione modestissima. Io intanto vedo che ci ha raggiunto il presidente della Pietoli, Mosè Giacomello, quindi vorrei aprire adesso il dibattito, ovviamente salutandolo, ringraziandolo per la partecipazione, presentandolo anche come vice portavoce europeo di questa iniziativa che in un anno si prefigge di raccogliere 1 milione di firme per presentarsi davanti alla Commissione europea e dire a gran voce, adesso ce lo spiegherà meglio il presidente Giacomello, che il vapore non è tabacco, quindi togliere il vapore dal sotto, diciamo, il cappello del tabacco. Però questo sarà anche motivo poi di un altro approfondimento. Quindi appunto aprirei il dibattito, ovviamente lasciando la parola per primo al presidente Giacomello. Grazie Stefano e grazie a tutti per essere qui con noi. Mi collego subito a quanto detto dal professor Beatrice. Questa visione assurda che abbiamo in Italia è una visione che purtroppo è condivisa anche in Europa. Nelle ipotesi di rifacimento della direttiva sul tabacco si vuole rendere ancora più stringente la normativa sul vaping, si parla addirittura di togliere gli aromi e sappiamo benissimo quanto siano elemento che aiuta il fumatore a passare il vaping. Per questo motivo abbiamo fatto partire questa iniziativa Vaping is not tobacco, che trovate qui alla destra del palco. Dobbiamo raccogliere 1 milione di firme in tutta Europa per poter farci ascoltare dalla Commissione e dal Parlamento europeo. E l'obiettivo appunto è portare questa visione non solo a livello nazionale ma anche a livello comunitario, perché poi da lì subiremo in cascata tutte le restrizioni normative che potrebbero essere fatte. Sa su che cosa lei ha proprio ragione? Che questa gente, allora, mentre io tutti i giorni prima di operare o prima di visitare vedo due fumatori, questa gente un fumatore non l'ha mai visto e non gli ha mai parlato. Sono epidemiologi, chimici a tavolino, gente che produce leggi, tutta gente che parla di cose che non conosce, che è molto lontana dal mondo reale. Quello che io posso dirle è che la strategia di scelta aromatica, e non sto qui a mettere il retroterra scientifico di questo, è una strategia compensatoria che aiuta a superare la dipendenza chimica della nicotina. Quindi tu puoi provare soddisfazione anche tramite una sensazione olfattiva e questo può portarti a consumare meno nicotina, no? Ma torno a ripetere, la nicotina che viene presentata come il mostro perché rende difficile smettere di fumare e crea dipendenza perché dà un effetto gratificante dopante, è anche il farmaco più utilizzato al mondo per aiutare chi vuole cessare. Quindi diciamo, è veramente un comportamento schizofrenico questo, no? È un comportamento assurdo che probabilmente è dovuto al fatto che questa gente è talmente lontana dal mondo reale, dai problemi reali,
è come gente che parla di economia ma che al mercato a far la spesa non ci va mai e non sa cosa costa un chilo di zucchine o un chilo di pere. E questo è il nostro problema, che è anche un problema più grosso della società. Cioè c'è gente che vuole governarci e governare senza avere la percezione di quello che succede nel mondo reale, che è la crisi che viviamo in questo momento, e non mi stupisce che il mondo del tabacco non faccia differenza rispetto ad altri mondi. Vedo anche qua accanto Carmine Canino, che invece lui è rappresentante dei consumatori, è presidente dell'Associazione dei Consumatori. Ora, io Carmine lo conosco ormai da anni e conosco una sua grande dote, non avere la dote di sintesi. Quindi io adesso a Carmine chiedo, devi essere davvero sinteticissimo, hai una domanda da consumatore al medico, consumatore all'avvocato e consumatore al ricercatore, che può essere anche da aiuto e stimolo magari per le vostre prossime future iniziative. Se vai lungo io ti tolgo il microfono. Tengo io. Tieni tu. No, io ho una domanda secca. Professore Beatrice, come un'associazione consumatori può insieme a voi medici, quindi classe medica, intraprendere una strada comune per far partire dal basso l'informazione verso pazienti che vogliono passare a strumenti di riduzione del danno? La ringrazio molto di questa domanda, perché ha centrato un punto fondamentale. Cosa dice la scienza? Che c'è bisogno di studi indipendenti, cioè studi non pagati. Allora, qual è il problema che noi oggi viviamo? Che se uno studio viene pagato, per esempio, da Philip Morris o Anafe, anche se questo studio dice delle grandi verità scientifiche ed è ineccepibile da un punto di vista del metodo, viene castrato perché dice c'è un finanziamento di... è una boiata scientificamente, ma è un momento così. Allora, secondo me i consumatori hanno interesse attraverso una via, e magari su questo ci può dare un aiuto l'avvocato Gava, che potrebbe essere per esempio il crowdfunding, che è quello di intervenire nel finanziamento di buone idee scientifiche, che quindi nascano da un finanziamento non partigiano e che dicano una parola definitiva sulla reale consistenza della riduzione del rischio, dove un altro discorso molto serio è pretendere, e questo lo dico perché è quello che sta venendo fuori adesso, la qualità del prodotto, dove come qualità e garanzie di affidabilità e quindi di tossicità deve essere garantito il prodotto sia in termini di liquido che in termini di device. Io credo che il futuro di questa di questo mondo, che può veramente salvare milioni di vite, si leghi a questo, alla possibilità di fare studi indipendenti che quindi siano inattaccabili e alla possibilità di darsi molto da fare perché le produzioni siano controllate, le tossicità siano controllate e la qualità del prodotto che arriva al consumatore sia certificata, perché questo tappa la bocca. Cioè tutto quello che è confusione, folklore o costo a ribasso non credo che aiuti l'idea madre, che è quella della riduzione del rischio. C'è qualcuno che vuole porre delle questioni? Al professore, posso riallacciarmi un secondo, certo, quello che diceva il professore, per rispondere a Carmine. Io condivido assolutamente, ne abbiamo più volte parlato con il professore, il problema è certamente la mancanza di uno studio indipendente, che da un lato non può definirsi tale, ovviamente, lo studio finanziato da soggetti che sono già operatori di questo mondo e che quindi ne hanno un interesse commerciale. Dall'altro, purtroppo, oggi Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, ancora non sono avanti in questo tipo di studi. È chiaro che sarebbe, secondo me, un esercizio molto interessante da un punto di vista politico quello di organizzare un crowdfunding tra i consumatori, ma provoco nel dire
il consumatore, fare una due giorni in cui il consumatore che va in negozio e compra un flaconcino a 10 ml lascia un euro in più per la ricerca. Può sembrare una sciocchezza, ma secondo me, visto che questo mondo ormai è frequentato da tante persone, può avere un senso. E chiaramente su questo abbiamo sempre avuto la disponibilità del professore poi ad effettuare chiaramente tutta la parte di ricerca. Se ci si riuscisse sarebbe un bel boost, ecco. Beh, chiamo in causa infatti il dottor Baldazzi, perché volevo chiedere proprio una cosa dal punto di vista della ricerca, sia essa scientifica, sì, o di abitudini e consumi, nel senso, ma chi di, chiamiamolo, indipendente, quindi che non c'entra e che, a cui non interessa nulla di un determinato settore, va a finanziare una ricerca di una cosa appunto in cui non c'entra niente? Esempio banale, io non uso cerchietti per capelli, perché dovrei andare a finanziare una ricerca sui cerchietti più comodi per i capelli? Ma sì, questa è una questione che si pone sempre, qualche volta anche a ragione, ma molte altre volte a torto, nei confronti di chi fa ricerca. Si potrebbe dire, la ricerca pubblica da chi è finanziata? Dalla politica? Dalle istituzioni? E le istituzioni sono soggetti asettici o sono soggetti riempiti di contenuti soggettivi? Nel caso di un istituto come Eurispes, proprio noi, io sono vice direttore delle ricerche, non ci poniamo minimamente questo problema, nel senso che qualsiasi elemento prendiamo con la nostra, diciamo, con i nostri limiti, con le nostre capacità, allo stesso tempo in esame, rappresenta un orizzonte di ricerca pura. Non si pone assolutamente una questione di contaminazione. Ovviamente nella selezione degli argomenti e dei settori di ricerca vale una linea, come dire, etico-editoriale di un istituto di ricerca, che può essere di tipo A, B, C, D o Z. Noi non siamo orientati all'elemento, come dire, alla dimensione commerciale, noi siamo orientati a una dimensione sociale. Per cui il nostro settore, dove forse quantitativamente spendiamo più energie, è quello della legalità. E quindi interlacciando rapporti, relazioni con tutto il mondo della magistratura e delle forze dell'ordine, quando si tratta di andare a capire i meccanismi che ledono la legittimità anche imprenditoriale in tante aree del paese. Un nostro punto d'attenzione, di focalizzazione, è la fiscalità, intesa come elemento di ridistribuzione, ovvero come elemento fondamentale nella tenuta problematica in questi anni di un welfare che si sta accartocciando. Un altro elemento che noi prendiamo in esame è la dimensione comunitaria o iperindividualizzata, che sempre più si manifesta, la poca dimensione comunitaria e la dimensione sempre più iperindividualizzata che caratterizza questa società, che non è più la società dell'uomo massa, ma è la società dell'individualismo di massa, ponendo anche questioni, come dire, di carattere sociologico e filosofico di una certa rilevanza. Quindi la risposta è, quando personalmente mi occupo di una ricerca, con tutti i miei limiti, perché si parte da quelli, io dico sempre che esistono due tipi di ignoranza: l'ignoranza inconsapevole, che è quella che ti fa rimanere sempre ignorante, e l'ignoranza di chi sa di essere ignorante e quindi studia. Ecco, per noi proprio questo problema non c'è, non esiste, tanto che nel caso specifico, pur essendo Eurispes un soggetto che si occupa di riduzione del danno, di riduzione del rischio nell'area del tabacco, dell'evoluzione dei consumi del tabacco, non è che noi da 20 anni studiamo questo, ma nel giro di qualche anno abbiamo identificato, e con questo sono perfettamente d'accordo sia con le proiezioni nell'area consumeristica sia con le affermazioni del professor Beatrice, che la medicina di base, cioè quelli che operano con il malato e non pontificano sulla malattia,
è un alleato fondamentale per far avanzare prospettive di riduzione del rischio e del danno. E per quello che riguarda la riduzione del rischio c'è anche un aspetto che noi fin da subito abbiamo identificato lavorando col professor Catricalà, ovvero che in un tema di così grande sensibilità e con una grande relazione con un articolo fondamentale della Costituzione, che è quello numero 32, che ha attinenza con la salute, è doveroso che si possa fare informazione. Cioè, il diritto all'informazione, cioè come avviene in qualche misura, poi diciamo i sistemi sono comparabili fino a un certo punto nel Regno Unito, in Gran Bretagna, l'informazione sulla minor tossicità di determinati consumi è un dovere della struttura pubblica, a nostro giudizio, e sicuramente un diritto di tutti i cittadini, così come è un dovere dire ai cittadini non si possono superare certe velocità in autostrada o bisogna mettere la cintura, oppure se sei sul motorino devi mettere il casco, e non si può certo dire che il cittadino non sia informato di queste potenzialità che riducono i rischi alla salute, alla propria fisicità, alla propria vita in certi casi, è dal nostro punto di vista assolutamente doveroso che ci siano politiche che pubbliche e non solo private, quindi non si tratta di permettere la pubblicità, ma si tratta di mettere in campo un intervento pubblico che ci dica momento per momento, con le approssimazioni alle evidenze scientifiche che mano a mano si manifestano, che cosa significa non fumare, che è la cosa migliore, che cosa significa fumare. E quindi non possiamo essere soddisfatti dei 17.000 soggetti che fanno riferimento ai centri antifumo di fronte a 12 milioni di fumatori, molti dei quali o alcuni dei quali muoiono ogni anno, nel numero appunto superiore a 80.000, e quindi è necessario che ci sia un'apertura, una politica di informazione sulla riduzione del rischio e a una politica di apertura alle nuove tecniche per la riduzione del danno. Ripetendo quel concetto abbastanza aberrante che comunque in qualche misura il professor Beatrice ribadiva sulla base della sua esperienza, che più del 50% dei fumatori non vogliono smettere di fumare, e noi non possiamo coartare, diciamo, un'intera società sulla base di essere dei nuovi Savonarola che dicono dei no e basta. Noi dobbiamo, come dire, sporcarci le mani con la realtà della nostra antropologia, anche quando la nostra antropologia è problematica e autolesionista, e il pubblico non può andare avanti a ondate ideologiche o farsi forte di una presunta setticità, ma deve a sua volta sporcarsi le mani in una situazione che rappresenta da tutti i punti di vista, quella del vaping, che è quella più diffusa, anche una dinamica sociale progressiva fatta di figure professionali, di operatori e di soggetti che vanno rispettati in quanto tali, e che Eurispes già l'altro anno ha cercato in un primo momento di illustrare, di focalizzare.